Carissime amiche e amici di Wedding TV, la TV del matrimonio, la nostra piattaforma del wedding, oggi sono in un posto fantastico che io adoro, immagino anche voi, qui ci passerei le mie giornate, tutto il mio tempo, quello libero, anche quando sono impegnato io verrei sempre qui perché sono golosissimo di dolci e una delle migliori pasticcerie che noi frequentiamo abitualmente, lui oltre che un amico è un maestro pasticcere e ci ospita oggi nella sua storica pasticceria in provincia di Vibo Valentia a San Costantino Calabro e lei Papillon e lui è Filippo Candela. Ciao Filippo. Marco, come è? Tutto bene? Bene, benone Filippo, intanto bello sempre vederti, soprattutto qui. Un piacere, sì. Ci incontriamo abitualmente anche fuori, ma quando sono in pasticceria, intanto ho ancora il sapore di quello che ho appena assaggiato. Quando si entra qui rimani intanto affascinato dalla bellezza, oltre che dai colori, dai profumi, da tutto ciò che ti circonda. Per chi è goloso come me mi potrà certamente capire, entri per un caffè ma poi ti lasci andare, ti liberi, la tentazione è tanta, ma anche le golosità, le bontà sono tante alle Papillon. Qui si lavora, ci sono sopra i laboratori dove vengono realizzati i vostri dolci, quelli della quotidianità, le nostre creazioni, le vostre creazioni, ma anche quelle delle feste. Noi di solito parliamo, come anche in questo caso ovviamente, vogliamo sempre ricordarvi che le Papillon sono specializzati in matrimoni e quindi per gli sposi vi vogliamo ricordare che loro offrono un catering, servizio completo per il vostro matrimonio, consulenza personalizzata, servizio chiaramente realizzato su misura per voi, torta, catering, buffet, allestimenti, prima, durante e dopo loro sono presenti e vi consiglio di assaggiare i loro dolci perché sono veramente eccellenti. Grazie, ma sempre gentile. È un giudizio sicuramente spassionato ma reale quello che vi sto dicendo. Oggi però vogliamo parlarvi di altre ricorrenze. Ora è il periodo di comunioni, cresime, battesimi, primi compleanni, questo è il periodo dove i nostri pasticceri saranno da fare. Beh, primavera inoltrata, maggio, giugno, sono dei mesi in cui ci sono questi eventi, eventi anche familiari, sono anche molto sentiti questi sacramenti chiaramente che vanno festeggiati anche con una torta adatta all'evento. E allora come personalizzarla, come sceglierla, cosa proponete? Qui abbiamo intanto una serie di vostre proposte realizzate di recente. Sì, sì, queste sono di domenica fa, due giorni fa, per fare questa è una torta di una cresima, molto bella, come vedi, i colori, le sfumature, i simboli che giustamente richiesta dal vostro cliente, perché chiaramente voi fate vedere quelle che potrebbero essere le proposte, anche la realizzazione, e poi si va a costruire la torta per il vostro sì, poi ognuno se la può selezionare, cambiare come vuole. Cresima, questa è una delle proposte, poi abbiamo le comunioni, sì, per lei e per lui. Maschietta e femminuccia, maschietta e femminuccia, intanto facciamo gli auguri a tutti. E questo è il periodo chiaramente per sentiti. A chi lo farà breve, a chi magari lo ha già fatto, a chi tra qualche mese riceverà questi sacramenti, sacramento che va festeggiato, va anche ricordato. La torta è un momento importante, il taglio della torta, prima perché la si vede, poi perché quindi deve essere bella e poi perché la si deve anche mangiare ovviamente. E quindi che gusti abbiamo per queste torte? Bella e buona. Come si possono scegliere i gusti delle torte? Di solito in questo periodo? In questo periodo è il periodo delle fragole, dei frutti bosco, lamponi, quindi io consiglio sempre la frutta, anche perché dopo un pranzo, una cena molto pesante, il gusto della frutta è quello che accompagna benissimo. Si va a chiudere bene un pranzo o una cena importante con una torta altrettanto importante, con questi gusti limone, delicati. Chantilly al limone e frutti di bosco. Per me questo è il periodo. Uno dei consigli che tu dai, chiaramente il consiglio viene chiesto, viene anche dato, può essere accettato, ma può anche il cliente dire no, a me piace. Sì, chi è più goloso vuole una crema alla gianduia, dei wafferini, una Nutella, una classica nocciola chantilly, pistacchio e cioccolato bianco, zuppa inglese. Ce n'è tanti gusti. Ce n'è per tutti. Per i più golosi. Ce n'è per tutti. Sappiamo fare anche a loro.
comunioni, cresime, ma ci sono anche i battesimi. Sì, sì. Per i piccolini ci sono queste torte che devono essere chiaramente proprio adatte, tematiche alla ricorrenza e all'evento. Qui abbiamo alcuni esempi di alcune di queste torte per i battesimi. Come vengono come proposte? Abbiamo detto, siamo in grado di soddisfare tutti i nostri clienti, accompagnarli, cercare di capire le loro intenzioni, i loro decori, perché ormai si decora con i palloni, tutte queste cose qua. Quindi tu devi accompagnare i colori, lo stile. Si entra nel mood. Sì, la parola è giusta per raccogliere il tutto. Assolutamente sì, perché c'è un tema, che è il tema che accompagna, ormai si sceglie il tema per qualunque cosa, così anche il battesimo avrà un tema, la comunione magari avrà un tema, così anche la cresima, e così la torta deve entrare in modo armonioso e si deve unire, deve essere un tutt'uno con quello che poi voi deciderete con i vostri allestimenti, quindi per la realizzazione e per la bellezza della torta, colori, temi, gusti, tutto può essere personalizzato, questo è importante che voi lo ricordiate. Abbiamo anche biscotti a tema, facciamo un po' di tutto, diciamo. Siamo capaci di soddisfare tutta la nostra clientela per il loro giorno più importante. La torta la consegnate voi? Certo. Noi consegniamo, perché ormai che impegni e cose varie, non abbiamo... Il problema di devo andare a prendere la torta. No. Consegniamo noi al ristorante, qualsiasi orario, abbiamo i furgoni attrezzati per farlo. Arriva direttamente lì, vedi voi. Non avete nessun problema. Ordinata la torta, scelta la torta, affidandovi ai maestri pasticceri, dove dovrete solo poi mangiarla. Chiaramente, perché la porteranno direttamente lì al ristorante scelto appunto per la vostra festa. Il gusto non sarà da meno dell'estetica. Assolutamente, di questo noi ne siamo convinti, e io sono, oltre che un tuo estimatore, chiaramente io i tuoi dolci nelle mie feste non mancano mai. E tu lo sai, Filippo. Prima di salutarti, qui ho fatto preparare intanto dei dolcini che sono dei dolcini freschi, perché voi tutti i giorni nei vostri laboratori producete dolci di ogni tipologia. Qual è il vostro dolce o i vostri dolci, quelli più richiesti, quelli che vengono apposta qui per dirvi voglio questo? La tartare alla frutta, un caramello salato. Questo qua è una monoporzione al cioccolato, molto buona anche questa. Io mangerei tutto, anzi adesso mangio tutto. Lo faccio sempre il mio sacrificio e per il pubblico che ci segue sulla nostra piattaforma, ricordando che questa hai detto che, scusami? Una monoporzione al cioccolato. Come dicevamo, ci sono sempre quelle golose del cioccolato e io sono anche uno di quelli. Ah sì? Sì. Guarda, ci metto anche un po' di panna. Panna fresca. Poi guarda i frutti di bosco che ti dicevo io, come si vedi. No, questo la finisco dopo. Voglio assaggiare insieme a voi il resto, chiaramente. Filippo, ricordiamo anche che voi avete da oggi, ormai da qualche mese, due sedi. Qui siamo a San Costantino Calabro, in provincia di Vibo Valentia. C'è l'altra sede, che è a Vibo Valentia. Via Le Affaccio 64. Via Le Affaccio, quindi per i clienti vibonesi potete tranquillamente rivolgervi al punto vendita e in pasticceria su Via Le Affaccio oppure direttamente a San Costantino. Vi lasciamo il numero di telefono, chiamate mentre io mangio, adesso. Prendete un appuntamento e scegliete la vostra torta ideale per le vostre festività ricorrenze. Frutta, questo? Questo è caramello salato. Cioè, perché ormai ognuno cerca sempre quel gusto, quella novità, noi ci aggiorniamo frequentemente. Devo assaggiarlo? Devo? Lo assaggio? Fai questo sacrificio. Devo? Se devo. Buono? No. Allora, io mi prendo del tempo, li finisco tutti tra un attimo, ho promesso. Qui non posso lasciarteli, Filippo, mi dispiace. Vi lasciamo lavorare, noi ci vediamo agli altri appuntamenti con le Papillon, questo nostro piccolo speciale. Qui tra l'altro vedremo questa vetrina che è accanto a noi con tutta questa proposta di torte. Semifreddi, sì. Queste semifreddi, posso aprire? Certo. Ne prendo una? Guarda caso, hai preso uno dei nostri cavalli di battaglia, questa la nocciolata. Cos'è?
la nocciolata, ragazzi. Questo è tutto nocciola. Fuori la nocciola e dentro c'è una sfera di Nutella molto golosa. Dentro c'è un cuore di Nutella meraviglioso con nocciola sopra, granellata. Per gli amanti della nocciola questo è il dolce più prelibato. Questa la porto. Bene, io ho fatto. Grazie a voi, le Papillon, Filippo Candela. Vi lasciamo di nuovo il telefono eventualmente per chiamare. Parlate direttamente con Filippo. Lui, insieme ai suoi maestri, la sua squadra, renderà il vostro grande evento meraviglioso e unico e speciale per come è giusto che sia. Grazie Filippo, buon lavoro. Grazie a te Marco, vi aspettiamo tutti quanti.